Nintendo sta per spostare i suoi 4 studi di Tokyo all'interno di un'unica sede e secondo Nikkei anche Game Freak sta per trasferirsi nello stesso distretto. Per capire quali potrebbero essere le conseguenze di tutti questi spostamenti, io e soprattutto il buon Alessandro Bacchetta abbiamo fatto un po' di ricerche e in questo video vi proponiamo i risultati del nostro lavoro. Partiamo con i dati certi. A marzo 2020 sarà completato l'imponente Kanda Square, un maestoso edificio di 22 piani situato nello stesso distretto del Palazzo Imperiale, ovvero quello di Nishikicho, posto nel quartiere speciale di Kyoda a Tokyo. E nell'ultima conferenza con gli azionisti alla conclusione del terzo quarto dell'anno fiscale 2019-2020, Shuntaro Furukawa, sesto presidente Nintendo, ha annunciato che saranno trasferiti proprio lì, tutti insieme per favorire la cooperazione, i 4 studi aziendali di Tokyo. Per la precisione, occuperanno l'8º, il 20º e il 21º piano. L'intera sommità dell'edificio, in sostanza, più un piano inferiore. E qui sorge il primo dubbio. Perché rimanere così lontani se l'obiettivo è la vicinanza fisica? Più tardi proveremo a rispondere a questo quesito. Prima però un altro dettaglio importante. Qualche ora dopo l'annuncio di Furukawa, la prestigiosa rivista finanziaria nipponica Nikkei ha divulgato un'informazione preziosa, e cioè che anche Game Freak, società che ha sviluppato tutti i giochi principali di Pokémon, compresi gli ultimi due, ovvero Spada e Scudo, si trasferirà nello stesso distretto, ovvero a Nishikicho. Una coincidenza non di poco conto. Vista anche la prossima conclusione dei lavori a Kanda Square, dubitiamo che la sede di destinazione possa essere diversa. Tuttavia, nessuno dei 3 piani precedentemente elencati sarà occupato da Game Freak, perché si tratta di una software house indipendente e Furukawa non può parlare per loro e soprattutto non può inserirli sotto la denominazione Nintendo. Prima però di speculare ulteriormente su questo possibile avvicinamento logistico, è però necessario fare il punto su quali siano o possano essere i 4 studi Nintendo coinvolti nello spostamento. E contemporaneamente ricordarvi anche la storia di Game Freak e la complicata gestione del brand Pokémon. Mettetevi dunque comodi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e rimanete concentrati perché è roba da far scoppiare il cervello. La stranezza dell'annuncio di Furukawa risiede proprio nelle numerazioni degli studi Nintendo a Tokyo. Infatti non c'è traccia di queste 4 divisioni e persino sul sito ufficiale, oltre alle 2 sedi principali di Kyoto, è elencato un solo altro ufficio, quello ad Asakusa-bashi. Lì lavora il gruppo EPD numero 8, ovvero quello che si occupa dei titoli della saga tridimensionale di Super Mario, come Super Mario Odyssey, nonché di Capitan Todd e di altri progetti minori, tra cui NES Remix. Le sue figure chiave sono Koichi Hayashida, Hideaki Shimizu, Kenta Motokura e soprattutto Yoshiaki Koizumi. Quest'ultimo ormai non è isolabile a una singola divisione, vista l'importanza che riveste per l'intera azienda, ma tra le tante occupazioni è anche il capo dell'intera sede di sviluppo software di Tokyo. Si tratta quindi del team Nintendo più importante insieme al numero 3, quello che crea The Legend of Zelda per capirci, e quest'anno, stando alle tempistiche abituali, presenterà il suo nuovo progetto. Quali possono essere invece le altre 3 sedi Nintendo è totalmente ignoto. Escludiamo con certezza che siano altrettante divisioni del gruppo 8. In passato questo era scisso in 2 parti che però sono state recentemente reintegrate in una soltanto. Perciò indagando un po' siamo giunti alla conclusione che le altre 3, come ipotesi più probabile, possono essere le 3 aziende di Tokyo che Nintendo possiede interamente e che per questo motivo Furukawa legittimamente può definire Nintendo senza ulteriori specificazioni. Ci riferiamo a 1UP Studio, ex Brownie Brown, formata da una 50ina di sviluppatori per la maggior parte proveniente da Square Enix e che già adesso si concentra soprattutto sul supporto a EPD di Tokyo. C'è poi IndieCube, un'azienda di circa 100 persone composta da ex dipendenti Hudson Soft che sviluppa soprattutto la serie di Mario Party. E infine ci sarebbe Monolith Soft, che ha uno studio principale e 2 secondari a Tokyo, più uno a Kyoto che si occupa principalmente di supporto ad EPD 3. In totale, a Tokyo ha circa 200 dipendenti. In totale, quindi, se avessimo ragione noi, si trasferirebbero a Kanda Square circa 500 creativi Nintendo. Magari l'8º piano sarà quindi lasciato interamente a Monolith Soft, mentre EPD8, 1UP Studio e IndieCube andrebbero a riempire il 20º e il 21º piano. In questo modo si creerebbe una sede di sviluppo numericamente più fluida e dinamica, sulla linea dell'esempio chiotese. Passiamo ora a Game Freak. Lo studio, che come abbiamo già detto ha sviluppato tutti i capitoli principali della serie Pokémon, è indubbiamente una software house di successo. Altrettanto indubbiamente, però, è anche una software house molto contestata. Vanta circa 150 dipendenti, che non sono affatto pochi. Tuttavia, il grande numero di creativi non ha impedito l'insorgere di difficoltà tecnologiche, che giocando a Spada e Scudo, al di là della qualità dell'opera, sono sotto gli occhi di tutti.
Insomma, Pokémon è il brand più remunerativo al mondo, e non solo dei videogiochi, visto che vende più di Star Wars o Hello Kitty. E il fatto che venga sviluppato da una società del genere è, come dire, un po' strano. Un po' come se la Juventus da domani cominciasse a essere allenata da Raffaele Staccini. Tuttavia, questo legame con Pokémon, che non sappiamo quanto sia vincolante, Game Freak se lo è meritato appieno. La società infatti è stata fondata da Satoshi Tajiri negli anni 80 e inizialmente era una piccola rivista di videogiochi, che si è trasformato in una software house solamente nel 1989. Qualche anno dopo, Tajiri ha anche inventato i Pokémon, un gioco che Miyamoto ha apprezzato e appoggiato fin dalle prime fasi di sviluppo, e che Nintendo ha poi in parte finanziato e pubblicato. Per capire fino a che punto Pokémon stesse gravando sulle casse di Game Freak, pensate che durante la lavorazione del primo capitolo, Tajiri si era addirittura tagliato lo stipendio. Fu allora che venne in aiuto Creatures, uno studio formato dagli sviluppatori di Ape, il team che tra le altre cose aveva realizzato Mother, conosciuto in Occidente come Earthbound. Uno studio che, in cambio di quell'aiuto, volle soltanto una piccola parte dei futuri introiti del franchise. Quello che è successo dopo lo sapete tutti. Pokémon cominciò a vendere a dismisura e quella iniziale spartizione di un piccolo progetto portò alla nascita di una vera compagnia, un'azienda milionaria che amministra tutto il merchandise relativo alla serie. L'azienda in questione si chiama The Pokémon Company ed è posseduta, pare equamente, da Nintendo, Game Freak e Creatures. La situazione, tuttavia, è paritaria soltanto in apparenza. Nintendo, infatti, non solo possiede il 10% di Creatures, ma è anche detentrice dell'intero trademark Pokémon. In sostanza, quindi, Game Freak può sviluppare per altre aziende e pubblicare su altre console qualsiasi cosa. Tutto, ma non Pokémon, o qualsiasi gioco con all'interno anche il più sfigato dei mostriciattoli. Un vero e proprio divorzio tra le due parti non è comunque credibile. In passato ci sono sì stati alcuni attriti, principalmente derivati dal rischio Nintendo Switch, ma attualmente non paiono esserci grosse ragioni di contrasto. Tuttavia, una piccola separazione pare comunque esserci stata negli ultimi mesi. Creatures, infatti, sul sito di Game Freak, non compare più tra i principali collaboratori. E per capirci, Creatures è quello studio che si è occupato delle animazioni dei Pokémon di Spada e Scudo e che hanno attirato l'ire dei fan perché apparentemente troppo simili a quelli dell'episodio precedente su 3DS. E a tal proposito, fateci sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate degli ultimi capitoli della serie e della querela generata proprio da queste animazioni. E adesso che abbiamo chiarito quanto la situazione sia poco chiara, possiamo passare ad analizzare le possibili conseguenze dei recenti cambiamenti. E per farlo, partiamo da un'affermazione un po' in controtendenza con quelle che sono le speculazioni e le speranze più diffuse. Al momento, infatti, non c'è alcuna ragione logica per ritenere che Nintendo stia per acquisire Game Freak. La collaborazione relativa a Pokémon, infatti, va avanti ininterrottamente da anni, e non vediamo un motivo sensato, a livello economico si intende, per cui vada sancita in maniera più formale. Anche perché Game Freak non è che abbia brillato negli sforzi creativi esterni al brand Pokémon nel corso degli anni. Inoltre, va tenuto in considerazione che Nintendo da sempre collabora allo sviluppo della serie, anche se soprattutto in fase di supervisione. La partecipazione allo sviluppo del gruppo EPD numero 1, capitanato da Hitoshi Yamagami, ne è un esempio lampante. Questa ventilata acquisizione potrebbe quindi accadere, almeno a nostro parere, soltanto se esistesse un qualche contratto per cui gli episodi principali di Pokémon risultassero di esclusivo appannaggio di Game Freak. Se ci fosse un accordo del genere, e badate bene, non sappiamo se esiste, attraverso l'acquisto della società, Nintendo potrebbe decidere di occuparsi più direttamente della serie. Ma lo ribadiamo ancora, non vediamo un vantaggio economico per Nintendo nel togliere il brand a Game Freak. Al di là delle valutazioni qualitative, infatti, Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono stati dei successi eccezionali. La coppia è già al quinto posto tra i giochi più venduti per Nintendo Switch, e probabilmente nei prossimi mesi scalerà ancora la classifica. Nintendo non ha insomma alcun interesse a rivoluzionare il gioco o a renderlo più simile alle IP sviluppate internamente. Anche dovesse avvenire questa acquisizione, insomma, i fan Pokémon al momento possono rimanere tranquilli o delusi, a seconda dei punti di vista. Una maggior vicinanza agli altri studi, tuttavia, potrebbe aiutare Game Freak a livello tecnologico. Che arrivi da EPD8, da One Up Studio o da Monolith Soft, l'aiuto sarebbe senza dubbio esperto e competente. Persino EPD3, che ha sviluppato il maestoso Breath of the Wild, si è avvalsa dell'aiuto della divisione Chiotesi di Monolith Soft nell'elaborazione della morfologia di Hyrule. Ed è sotto gli occhi di tutti che il passaggio da 3DS a Switch abbia rappresentato un balzo enorme per Game Freak, non privo di difficoltà. Nei prossimi anni avrà quindi sicuramente l'occasione di migliorare, magari proprio attraverso una collaborazione più stretta con gli altri studi Nintendo.